castello che conoscete molto molto bene. Lo vedete ogni mattina quando venite a scuola. Avete capito di che castello si tratta? Sì! È il castello di... Colloredo! Benissimo! Sì, Lorelai? Ma io non lo vedo perché vengo da Capoliacco. Ma lo sai dove si trova? Sì! Perfetto! Allora, ascoltate. Lo sapete che tanti e tanti secoli fa il castello non c'era? Wow! Proprio così. Questa storia comincia 1000 anni fa. Ed è la storia della famiglia che ha costruito e abitato il castello per secoli e secoli. La volete conoscere? Sì! Allora, questa famiglia si chiama Badze. Colloredo. Manson. Ed è una famiglia originaria della lontana Germania. Wow! Tutto comincia quasi 1000 anni fa, quando un cavaliere, che si chiamava Ali a bordo di Waldsee, scese dalla nativa Svevia in Italia con il fratello Enrico, al seguito del re di Germania Corrado II che, per suo diritto, andava a farsi incoronare a Roma imperatore del Sacro Romano Impero. Era l'anno 1026. Al ritorno, mentre il fratello Enrico tornava in Germania assieme all'imperatore, lì a bordo si fermò in Friuli. Aveva infatti ottenuto un feudo, allora chiamato beneficio, come premio del suo coraggio e della sua lealtà verso il sovrano. Il feudo comprendeva il territorio di Mels, un paese che si trova proprio vicino alla nostra scuola. Si trattava di una zona meravigliosa, ricca di campi coltivati e di ogni genere di risorse. Così, con una cerimonia solenne, nacque il primo nucleo della nostra comunità. E dovette essere una cerimonia importante. Ricevere un beneficio feudale era un privilegio molto speciale. Esso permetteva a colui che lo riceveva di entrare a far parte dell'aristocrazia del Sacro Romano Impero e perciò, alla cerimonia, doveva essere presente non solo l'imperatore che concedeva il beneficio, ma anche il vescovo, in rappresentanza della Chiesa. Così lì a bordo dice: «Giuro fedeltà a voi e alla vostra discendenza per i benefici che mi fate e prometto di venire se convocato e portare aiuto quando sarà necessario». Poi l'imperatore gli dona un oggetto simbolico che rappresenta il feudo. «Giuro et prometto fidelitate merga vos». Et semen tuum, in recognitionem beneficio quod vis facer, consilium et auxilium cum opus erit. Mm-hmm.
passano due secoli. Siamo ormai nell'anno 1214 e Duringo II, discendente di quelli a bordo di cui stavamo parlando e già visconte di Metz, riceve in dono anche un altro feudo, quello di Venzone. Diventa così signore di Venzone, di Sattenberg e di Montfort, ovvero signore dei due castelli messi a controllo del fiume Tagliamento. Da questo momento la famiglia Waldsee Colloredo Metz comincia ad espandere il suo dominio su altri territori friulani come Prodolone, Venzone, Clauiano, Pagnacco, Martignacco, Ols, Prampero e Maiano. Erano questi territori molto ampi e così alla fine del XIII secolo Guglielmo, nipote di un visconte di Metz, rendendosi conto di quanto difficile fosse controllare tutti i suoi territori, anche per le continue pressioni da parte dei signori di Gemona e del patriarca di Aquileia, decise di vendere il feudo di Venzone e di costruire un grande castello nella giurisdizione di Metz. Con un decreto del dicembre 1302, il patriarca di Aquileia concede l'autorizzazione a costruire quello che sarà uno dei più importanti castelli d'Italia e sicuramente il più grande del Friuli. Il castello viene costruito su un colle di proprietà della famiglia, vicino al villaggio di Colloredo, da cui prende il nome. L'origine del termine Colloredo deriva dalla fitta presenza di alberi di noccioli, che in latino si chiamano appunto corili. Il nome Colloredo significa dunque noccioleto e viene assunto anche dal fondatore per distinguersi dagli altri rami della famiglia che erano Metz Prodolone e successivamente Albana. A partire dal 1302 ogni vassallo del signore di Colloredo contribuisce alla costruzione del castello, portando al cantiere carri colmi di pietre per innalzare le mura. Guglielmo, però, non riuscì a vedere la fine dei lavori di costruzione del castello, perché morì nel 1303. Infatti, costruire un castello era un'opera enorme e richiedeva tempo. Prima, il signore e il capomastro scelgono con cura un luogo difendibile, ma non basta. Bisogna scegliere le piante da abbattere, ispezionare le cave di pietra, costruire le strade per il trasporto dei materiali. Il terreno viene ripulito tutto intorno al luogo dove nascerà il castello per un raggio di almeno un tiro di balestra, cioè 150 metri. Un tiro di balestra! Ci vogliono almeno 10 ettari di bosco per fornire il legname necessario alla costruzione. Lo spazio disboscato diventa un insieme di campi e di prati che contribuiranno alla ricchezza del feudo. La protezione garantita dal castello farà nascere un nuovo villaggio. Devo però aggiungere una cosa, bambini. Purtroppo, il castello avrebbe subito i danni di una rivolta che era scoppiata in tutto il Friuli. Era la rivolta della crudele Gioide Grasso, cioè del crudele Giovedì Grasso. Questa fu una insurrezione contadina scoppiata nel 1511 in Friuli e purtroppo la folla alzata dette alle fiamme una parte del castello. Dopo il 1300, la famiglia Colloredo Metz divenne sempre più importante e nei secoli acquisì un grande prestigio internazionale. Pensate che Fabrizio di Colloredo divenne addirittura ambasciatore del Granduca di Firenze Cosimo II dei Medici presso l'imperatore del Sacro Romano Impero Rodolfo d'Asburgo, uno degli uomini più potenti del mondo. Sì, davvero, ma tanti altri re imperatori ebbero un Colloredo al proprio fianco. Il duca di Mantova, un papa, un re di Spagna, un re di Francia. Ma non solo. Pensate che alcuni membri della famiglia furono anche guerrieri.
Si cita un Colloredo in uno dei più grandi romanzi italiani, I Promessi Sposi, che studierete quando sarete più grandi. Aveva un piccolo esercito tutto suo, chiamato proprio Reggimento Colloredo, e non fu l'unico esponente della famiglia a brillare nell'arte militare. Infatti, uno dei Colloredo, che si chiamava Hermes, anche lui militare di carriera, aveva combattuto nella guerra dei Trent'anni. Hermes, stanco di guerra, un bel giorno del 1658 decise che non ne poteva più e, ritiratosi in una villa di sua proprietà, cominciò a dedicarsi alla poesia, ispirandosi alla vita dei campi e alla gente semplice. Un bel passaggio, questo, dalla guerra alla poesia. Pensate, bambini, un soldato guerriero e in più il primo grande poeta in lingua friulana. Hermes di Colloredo. Polimie, pense pur che aquel content anche i flors d'alto volte spariran, e ad onte d'alto fas pres finiran la tua crudel beltate e il mio tormento. Che se fatalità di umane destin, che ogni bel a caiu curte durade, e un pizzul pas è dal principio al fin. Intanto il castello era diventato sempre più grande e più bello. Pensate che già le sale di quella vasta dimora erano state abbellite da un famoso pittore che si chiamava Giovanni da Udine, il quale era stato chiamato a dipingere a Colloredo proprio dai signori del castello. Abbiamo parlato di ambasciatori, guerrieri e poeti, ma dovete sapere che in questa famiglia si incontrano anche uomini di fede e di sacerdozio che ricoprirono alte cariche nella Chiesa. Per esempio, Girolamo Colloredo, che divenne prima vescovo e poi addirittura arcivescovo principe di Salisburgo, e in memoria di quell'evento fu coniata anche una medaglia. Appena entrato in possesso del suo principato, il Colloredo cominciò a migliorarne l'amministrazione, regolarizzò i tributi su base di giustizia per tutto il popolo, rafforzò le leggi e creò una scuola per i futuri maestri. Promosse la cultura. Tra l'altro, Girolamo di Colloredo scoprì Wolfgang Amadeus Mozart, grazie al rapporto col padre di lui, già musicista e compositore a corte. All'arcivescovo, Mozart avrebbe dedicato sia l'opera Il sogno di Scipione, sia la serenata numero 4, chiamata in suo onore proprio Colloredo.
a proposito di cultura, dovete sapere che anche un altro importante colloredo, Carlo Ottavio, figlio di Carlo Ludovico e di Eleonora Gonzaga, re d'arme di Mantova, fece costruire su progetto di un famoso architetto di allora il teatro scientifico dell'Accademia dei Timidi di Mantova. Su, non fate quella faccia. Non erano proprio timidi come pensate. Allora era un modo per distinguersi. Però dovete sapere una cosa importante, e cioè che proprio in quel bellissimo teatro scientifico, Carlo Ottavio Colloredo fece esordire Wolfgang Amadeus Mozart. Era il 16 gennaio 1770 e il nostro Mozart aveva 13 anni. Bene, bambini, dovete sapere che uno dei più importanti scrittori italiani si chiama Ippolito Nievo, il quale era un membro della famiglia che stiamo studiando. Non solo fu un grande scrittore, ma anche un combattente per l'unità d'Italia. Ora, voglio leggervi dei brani tratti da questo grande scrittore, che parlano appunto della nostra terra. Nessuna cosa più mirabile al mondo di quel lucido orizzonte che fugge all'occhio per mille tinte diverse sulle sponde del tagliamento. Quando il sole, impurpurando il proprio letto, cambia in tremulo argento in molti fili d'acqua scorrente come rete per le vaste ghiaie del torrente. Ed ogni sassolino ed ogni crespolo d'onda manda una luce tutta sua, come ogni stella ripete un nuovo chiarore nell'azzurro della notte. E le praterie s'allargano d'ogni intorno come il cielo si sprofonda nell'alto e lunge, lunge, si schierano illuminate dal tramonto le torri dei radi paeselli, donde si parte un suono di campane così affiocato per la vastità e per la distanza da sembrare un coro di voci né celesti né terrene, nel quale alle preghiere degli uomini si sposino arcanamente le benedizioni degli angeli. Le parole che avete ascoltato sono scritte da Ippolito Nievo nel suo racconto intitolato Il Varmo. Quasi a volere ricordare anche i bei giorni passati presso il castello di Colloredo, luogo di nascita della nonna materna. Lo scrittore, infatti, fu chiamato Ippolito in onore e ricordo della nonna Ippolita di Colloredo Mels, discendente dalla nobile famiglia. In una delle sue lettere si legge così: «Allo spuntare dell'alba partimmo da Colloredo. Il sole indorava come un vecchio amico i merli del castello e l'orologio della torre e il mare di colline che si stende dinanzi ad esse sorrideva come un bambino al sorriso del padre». Qui a Colloredo egli discuteva di grandi ideali risorgimentali insieme al cugino. Nel castello di Colloredo, dove aveva trascorso una parte dell'infanzia e dove completò anche le Confessioni di un italiano. Sentite come definisce il Friuli. Io son venuto a passare le feste in Friuli, piccolo compendio dell'universo. Dove
dovete sapere che nelle sue descrizioni di questa terra si distingue spesso una predilezione per le acque e per le fonti vergini, come quella di Venchiaredo, vicino Fratta, dove il Mievo ambienta la prima parte del suo romanzo Confessioni di un italiano. Tra Cordovado e Venchiaredo v'è una grande e limpida fontana che ha anche voce di contenere nella sua acqua molte qualità refrigeranti e salutari. Sentieruoli nascosti e serpeggianti, sussurrio di rigagnoli, chine dolci e muscose, nulla le manca tutto all'intorno. È proprio lo specchio d'una maga, quell'acqua tersa cilestrina che, zampillando insensibilmente da un fondo di minuta ghiaiolina, si è alzata a raddoppiare nel suo grembo l'immagine d'una scena così pittoresca e pastorale. Son luoghi che fanno pensare agli abitatori dell'Eden prima del peccato. In seguito, il grande scrittore volle unirsi a Giuseppe Garibaldi, che combatteva per l'unità d'Italia, e dovette abbandonare il Friuli, ma tenne sempre con sé i ricordi più belli. Thank you.